Radio a numero, Instagram, sempre Roma 3 Radio, dove potete vedere tutte le nostre foto, non ve lo consiglio. Oppure ci potreste mandare un'email a roma3radio-uniroma3.it chiocciola o sentirci sul sito radio.uniroma3.it o altrimenti venite qua, no? Avvio Scienze, numero? Numero? Eh. Numero, numero? 131L. Eh, ma veramente? Ma pensate che dopo anni e anni di no, anni e anni no, però insomma dopo mesi e mesi. Ma vabbè, comunque, eh, quale sarà il tema della puntata? Beh, innanzitutto dobbiamo dire che ci saranno degli importantissimi cambiamenti per quanto riguarda il nostro, il nostro programma. Perché? Perché ci sarà la formula del notiziario, dopo vedrete, e ci saranno ovviamente gli approfondimenti, quindi ci saranno più notizie, più temi, più ciccia da mettere al fuoco. Esattamente, Daniele mi segue. Mi guarda per dire che cosa sta dicendo costui? Non lo riconosco più dopo vi parleremo. Ma naturalmente, adesso andiamo in musica con i The Hark, io ti amo, io ti amo, ti <ride> giuro a posto, a posto. fatto, Rico Stamocchia ci dice: Siete meglio di diretta? Che diletta. Chi è diletta? diletta. Ah ma... vabbè. Ma se io condivido, la... Se se io condivido la tua diretta secondo me si vede anche sul mio profilo. E eh, vedi vabbè. un attimo. Aspetta, io condivido. Vediamo qua che essere. succede. Sì, potrebbe essere interessante. Pure Marco Rotini ci guarda proprio lui. Si sì, dice che hai condiviso il mio video. Tra eh, i sì, 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 minutini neanche ricominciamo con la è eccezionale. Questa cosa è veramente eccezionale. Stiamo. Stiamo scoprendo veramente le grandi magie di, di Facebook. Sì, sì, veramente. Noi persone vecchie, persone che facciamo anche programmi vecchi, ebbene noi invece sì, vediamo sì, un'anticipazione solamente per voi tre che ci state seguendo, che sono Marco Fabrizi, proprio lui un grande giocatore di calcio. Non Salute tanto stato però ti ti, fa, ti affabula col pallone, Marco Rordini, terzino, sempre la squadra. Sono che dice E ovviamente Federico il nostro sconocchia. Oggi parleremo sconocchia, di. sconocchia che lo sconocchio io se non, se non viene, morte ingarato. ciampi, vertice Bratislava, campagna Clinton Trump. Basta, hai detto tre? Non ho detto ne parliamo di tre cose. Hai detto. no... vabbè, Perché ok, se... vi anticipiamo tre cose, facciamo così: anticipiamo tre cose. Sì, sì, tre cose, ma. Due minutini e siamo nuovamente in, uh, in onda. Ora ci sta, eh, It takes a full time to remain insane. The art. Eh, lo so. Quindi aspetta. Guarda un po'. Come vado? It ma takes manco uno che l'avesse scritto, capito? Ah sì, sì, ma ribalta il cellulare e non seguisce nulla. Scusa. Ah, ma lo dicono tutti adesso! Gira telefono, Daniele! <ride> manca la virgola e manca il punto! Si, si, sì, sì, adesso si vede meglio! Va bene, noi siamo Beh, dei... Perfetto, qua siamo pure bene, stiamo così, oh! Sì, sì, perfetto! Carino, oh. Carino, carino ma è carino! proprio lui! Oh, ora si sì, sconocchia! Ma Vito, ma il doppio nome forse perché è un importante... di famiglia importante? Ma per favore, non glielo dire, sennò adesso comincia a blaterare. Allora... Apriamo il termometro. Ok, abbiamo un minuto, vero? Devo aprire la diretta. Forse fra. No, ma tanto vedono anche il dietro le quinte. Che è la cosa più carina, forse, no? Sì, sì. Ma certo. Tanto poi questa qua è una diretta privata, quindi non è una diretta su. Io ho messa pubblica, canale. la possono vedere tutti tutti quelli che vanno su No, private nel senso che su un profilo privato. Sì, 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 sono d'accordo, sono d'accordo. Questa cazzo di connessione dell'università non funziona. Eccezionale Belmonte, regista della nostra squadra, proprio lui, incredibile. È un grande, è un grande, molto simpatico. E rieccoci, rieccoci di nuovo in onda. Ehm, insomma, abbiamo detto che ci sono delle novità. C'è questo notiziario, cioè, noi vi daremo le notizie che hanno eh, così contrassegnato la settimana che si sta per, per chiudere. Domani inizia il weekend, se non ce ne andiamo tutti al mare, vero? Con potresti questo tempo al mare d'ostia potresti venire da me, no? Tu è possibile che fai sempre pubblicità per Ostia, beh, è giusto, <ride> sei, sei proprio, guarda, autoctono, hai ragione. <ride> Di che cosa parleremo oggi? Beh, innanzitutto di un lutto che ha colpito la politica nostrana e cioè la morte dell'ex presidente della Repubblica, Carlo Azeio. Ciampi, ce ne vuoi parlare, Daniele? Ma sì, in questo nuovo modo in cui, in cui spiegheremo le notizie, in cui abbiamo strutturato Radar, appunto abbiamo questo notiziario in cui parleremo attraverso pillole di queste notizie, inizialmente, come... Appunto la morte di Ciampi, l'ex presidente della Repubblica, il decimo Presidente della Repubblica, è uno dei due che è stato eletto al primo scrutinio, quindi anche significativo per quanto riguarda l'unanimità che vi era intorno a questo nome, a questa scelta importante, che è stato anche qualche anno prima, sei anni prima, precisamente presidente del Consiglio in un momento delicatissimo del Paese. Ecco, forse ha riunito molta della classe politica, non tutti perché vediamo oggi. Anche ci sono state delle polemiche sul nome di Carlo Zerio Ciampi, però un nome importante. Ma e par... poi dopo ne parleremo, insomma. Ne... Mentre la seconda notizia è il vertice di, Br di Bratislava che è passato un po' in realtà sotto traccia eh, nei, nei notiziari eh, nazionali, però è stato un vertice importante perché? Perché è stato un vertice che ha eh, delineato una frattura all'interno dell'Unione, cioè dopo il vertice di Ventotene così pomposamente declamato, annunciato, ma soprattutto eh, così eh, posto a raggi X da tutti i notiziari, c'è eh, stato questo. questo spacco nel, nel direttorio mi prendo della troica, diciamo. troica dell'Unione Europea e infatti il primo, il primo ministro, vabbè, presidente del Consiglio dei Ministri Matteo primo ministro eh, il presidente del consiglio Matteo Renzi non ha partecipato alla conferenza stampa conclusiva con Angela Merkel e con il presidente francese François Hollande perché? Perché ha detto che è sempre la solita minestra, che non si è fatto nulla, non si è deciso nulla e che l'Italia, se posta appunto spalle al muro, deciderà da sé quali saranno le politiche da seguire. Quindi, insomma, vediamo anche come eh, il vertice, che in teoria avrebbe dovuto delineare il post Brexit, in realtà si è concluso con non un nulla di fatto, però, con l'ennesimo litigio. In casa e, e poi no. abbiamo la campagna Clinton Trump no? che, ci, che va avanti, continua sempre di più. Ormai noi avevamo già trattato il tema con il professor Fiorentino di Scienze Politiche, il professore degli Stati Uniti d'America di storia degli Stati Uniti. E avevamo visto in quel momento una Clinton molto avanti nei sondaggi. Invece, adesso si sono diciamo, raggiunti. Trump è riuscito a. Risolvere un po' la questione, forse facendo anche finalmente forza su quel partito repubblicano che precedentemente non lo sorreggeva, anzi, sorreggeva altri candidati, e ora sono molto vicini. E sulle questioni. sicuramente. sfruttando anche la polmonite che ha colpito Hillary Clinton. È però avvenuto un, un evento, cioè eh, ci sono stati degli attentati a New York, dei, delle bombe confezionate però artigianalmente eh, che hanno ovviamente tenuto banco eh, nella campagna elettorale, ovviamente Donald Trump ha subito cavalcato l'onda della paura dicendo che eh, gli islamici devono essere cacciati e riportati al loro paese, poi dopo vedremo anche qui perché c'è cioè, tutta la questione della cittadinanza americana che non è proprio fattore di poco, ma tornando dagli Stati Uniti, ovviamente dobbiamo parlare di quello che sta tenendo bacco invece qui a Roma nel nostro paese infatti sono le olimpiadi del 2024 virginia raggi il sindaco io non dirò mai la sindaca perché è veramente un termine orrendo qui comincia la mia battaglia contro il termine sindaca ehm, ha detto ufficialmente no alle olimpiadi di roma 2024 c'è stata una grande baruffa con con il presidente del coni malagò eh, 35 minuti di ritardo 40 minuti di ritardo noi andremo oltre al gossip e vedremo perché sostanzialmente la Raggi ha detto di no a un evento così importante e ricorderemo anche un precedente che fu quello di Monti nel che 2012, che disse nel 2020: Non si faranno le Olimpiadi a Roma per risparmiare. Quindi, che cosa è cambiato in questi quattro anni? Ma poi parleremo anche di un altro tema molto importante che è quello del rinvio da parte della Corte Costituzionale dell'esame di appunto di legittimità costituzionale della nuova legge elettorale del cosiddetto Italicum che comunque nasconde anche al suo interno delle fratture perché anche Renzi aveva aperto a una possibilità di revisione di questa legge elettorale a livello proprio parlamentare diciamo per contentare una parte del PD che altrimenti non lo aiuterebbe con la riforma costituzionale e Referendum, ricordiamo per... poi che, ho, che proprio nella giornata di ieri la Camera ha anche votato una mozione affinché si cambi questa legge elettorale. Nel frattempo, però, la consulta ha rinviato il suo giudizio eh, in attesa, ovviamente, di una scelta politica, perché ricordiamo che la legge elettorale è una scelta squisitamente politica, Ma è ovviamente un discorso che si intreccia con le riforme istituzionali. Insomma, avremo tanto di cui parlare adesso, però andiamo in musica con Robbie Williams Rock DJ. Tu devi dirmelo con un minuto anticipo. Devo mettermi la cuffia, che con una mano non è facile, capisci? Allora, cominciamo un Ciampi, no? Mm? Ciampi, cominciamo. Sì. Hai visto che bomba? Eh? Perfetti. Sì, sì, no? infatti, musica. già io ho detto a Ariella di parlare con il ragazzo che si occupa della da musica. Allora, vediamo chi ci sta guardando. Ci sta guardando un grande giocatore di calcio. Emiliano Palermo. Che gioca in A2 di calcio a 8. Valerio Fabbi, eccezionale! Un grellino da tempi non sospetti. Davide Tarantino, ragazzo in cui gioco ogni tanto a calcio al mare. Un amico. A di cera, eccezionale! Proprio lui, eccezionale. Fabrizio. Come sta la mano? È Marcolino, è mi opero in settimana prossima. Non tanto bene, eccezionale. Belmonte, già salutato. Stefano Romano, un mio amico. Fabrizio Genovese sta guardando il video in diretta. Vedi, questa è la tecnologia, no? Cioè lui sta qua. A un è un metro. <ride> è un metro. Elisa è una compagna di università. Ah, beh, compagna vuoi tua di università di professore di scienze politiche? Rientriamo ah, yeah. fra due minuti, eh? Se volete sentire due cazzate su Ciampi Bratislava, Clinton, Trump, New York, Olimpiadi, di rinvio legge elettorale. C'è la fetta, me la fetta 3-4-5-6. Perfetto, senti Fa, non importa se sforiamo. Non c'è nessuno di dopo, tanto no? E non sforiamo dei 20 minuti, però insomma, 10 minuti vanno più che bene, DJ. DJ. Come vuoi prendere Ciampi? Eh? eh scusa, scusa. Come per... vuoi prendere Ciampi? Vogliamo fare... cominciamo con lui presidente e poi andiamo a ritrosso, diciamo da... Ma facciamo prima un breve profilo. Un, un breve grado del 1920, 9 dicembre 1920, eh, studi classi, studi umanistici, insomma quel classico. Ok, carriera Justamente in classico. Solamente studi umanistici è il classico. Carriera in banca d'Italia? La Franca, hai visto come sei invecchiata, mamma mia, Donna Franca. Però fa sempre. Però vedi, fa sempre un dispiacere. Cioè anche come... se, mh, se ha 100 anni, insomma, però fa sempre dispiacere. Mm. Dopo vi parlo del, di un professore che abita al palazzo mio. È del 12. Cioè... Marco dice: Grandi acuti con rock DJ. DJ 10 secondi. Invece sono 30. Però io. cazzo, comunque. Grandi acuting rock DJ. <ride> ah, ma parco lui. Ciao Bea. Salutami, Patrizio E torniamo di nuovo in onda 17-18. Partiamo eh, direttamente, lo so, ti è piaciuta questa, vero Fabrizio? Eh lo so, lo so però non potevo farlo Siamo, dobbiamo diventare ufficiali dobbiamo diventare bravi, specializzati dobbiamo diventare insomma eh, ma partiamo subito dalla prima notizia e cioè dalla morte del presidente emerito della Repubblica Carlo Azeio Ciampi breve profilo, nato a Livorno il 9 dicembre del 1920 studi classici, eh, laurea in filologia antica con una successiva laurea in in giurisprudenza. Eh, insegna in un liceo classico per poi grazie proprio alla moglie Franca eh, fare un concorso alla Banca d'Italia dove, dove rimarrà per 47 anni di cui 14 come governatore verrà, verrà appunto nominato governatore della Banca d'Italia nel 1979 dopo la crisi del crack Sindona quindi dopo per succedere al governatore Baffi governerà eh, la, la Banca d'Italia fino al 1993 quando il Presidente Oscar Luigi Scalfaro lo chiamerà a Palazzo Chigi per un governo breve, l'ultimo governo della Prima Repubblica. Infatti, poi nel 1994 eh, darà la famosa campanellina al, al presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Verrà poi successivamente nel 1996 nominato ministro, anzi super ministro del tesoro e del bilancio nel governo Prodi, eh, confermato poi nel governo Dalema. Nel 1999, proprio grazie all'opera di Dalema, con anche l'assenso di Berlusconi verrà eletto al colle alla prima seduta con 707 voti su 990, rimarrà al Quirinale fino al 2006, eh, non vorrà un secondo mandato con precise poi eh, motivazioni che poi diremo nel corso dell'approfondimento e purtroppo è morto, insomma, il 16 di settembre all'età di 95 anni. Figura particolare quella di Carlo Azeio Ciampi, perché? Perché è un tecnico prestato alla politica. Noi abbiamo avuto un esempio ultimamente di tecnico prestato alla politica che però ha avuto meno successo, meno consenso popolare, e cioè Mario Monti. Anche se Mario Monti poi è stato l'unico dei due diciamo, a prestarsi anche a una campagna elettorale, quindi alle elezioni, Ciampi del resto non l'ha fatto, però sono proprio due figure diverse. Eh, Ciampi arrivò nel 93 per risolvere una situazione di impasse politico. Sì. Lui fu nominato proprio perché la politica non era stata capace non solo di riprodursi positivamente, ma anzi, Tangentopoli aveva. Diciamo, dichiarato quali erano i problemi della politica. La corruzione era ormai una questione di normalità, anzi, i corrotti dicevano sì, ma gli altri sono ancora più corrotti: no? chi, eh, chi, non è, chi non ha peccato scagli la prima pietra. Questo fu il discorso diciamo, di Craxi l'arrivo sì. di Ciampi tentò diciamo di depurare quasi la politica con questo governo tecnico il primo penso poi della storia repubblicana a cui poi sarebbe successo un paio di anni dopo quello di Dini quindi... sì è il primo governo infatti Scalforo fu aspramente ehm, aspramente contestato da parte di tutte le forze politiche che però poi sostennero il governo abbiamo detto una legislatura difficilissima quella dal 92 al 94 che tant'è vero durerà due anni eh, che insieme a quella del 94 96 saranno le due legislature più brevi della storia repubblicana. Governo chiamato a eh, appunto traghettare dalla prima alla seconda repubblica con i partiti che in quegli anni stavano morendo. Perché ricordiamo sempre che tra il 93 e il 94, il 95 spariranno tutti i partiti: Partito Comunista, Democrazia Cristiana, Partito Socialista, partito socialista tutti abbattuti. Liberale, sì. Un po' per la crisi ideologica, per il Partito Comunista, un, un po' per tangentopoli. per tangentopoli, Partito Socialista e Democrazia Cristiana, Carlo Azzario Ciampi è appunto chiamato a, di, a governare. Nel 1996, invece, fu nominato super ministro superministro del Tesoro, eh, traghettò invece l'Italia nell'euro. Ricordiamo che il bilancio. A quel momento, in quel tempo storico ma in realtà anche adesso le cose non sono cambiate di molto però ridiede grande fiducia eh, rispetto agli investitori, rispetto ai, go ai, ai governi ehm, di allora ricordiamo il vertice anche con Coll eh, nel 97 nel 99 eletto Presidente della Repubblica siamo in piena bicamerale, è un periodo abbastanza... Controverso quello, uh, il governo è quello di uh, Massimo D'Alema, di di viene eletto al Curinale. Avrà, godrà sempre di uh, un amplissimo uh, sostegno popolare. Ricordiamo addirittura il 90%, uno dei presidenti più amati, anzi il presidente più amato insieme a Sandro Pertini. Ricordiamo solamente che. Una percentuale, se si può definire bassa, ma è in realtà quasi bulgara, al Nord Italia, dove a quel tempo primeggiava la Lega Nord, 67%, patriottico, sì. Del 2 giugno. Sì, perché prima si festeggiava la prima domenica di giugno, invece fu e senza la parata. Quindi, senza però cadere mai nel bieco nazionalismo, quindi mai senza cadere Patriottico, nel senso che conosceva i simboli, fu il primo a dichiarare il Quirinale, il Quirinale la casa degli italiani, ad aprirla anche al pubblico, quindi, diciamo, una figura veramente importante. Eh, noi vogliamo ricordare ovviamente la figura di Carlo Azeglio Ciampi, perché insomma è stata. Una grande espressione di un periodo abbastanza complesso e delicato Per l'Italia e per l'Europa Noi adesso però andiamo in musica con Vasco Rossi Siamo soli Sì, fantastico che dopo Carlo Azzeglio Ciampi Mi metti Vasco Rossi con tutto il rispetto per il Vasco però ne sapevo, ne sapevo. Dopo abbiamo Bratislava, eh? facile Fai l'amore e non pensi a me non mm, mm, mm. eh, vuoi rispondere dopo Bratislava facciamo eh sì facciamo. no facciamo così prima parliamo del ci no prima Bratislava voglio parlare della, so. della, della dove sta? del mio esame della legge elettorale e di Olimpiadi 2024. Ok, allora facciamo così: eh, sulla parte della Corte Costituzionale, tu, sulle parti, diciamo, di. Olimpiadi 2024. No, 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 no sulla ah, parte. Sempre no, dico, all'interno della legge elettorale, sulla parte della Corte del rinvio, vai tu Vabbè. più che altro, che non ne so un cazzo del rinvio. Sulla parte Ehi. del. Um, eh, diciamo, politica all'interno del PD, questa divisione qua, no? no questa beh. sorta di scambio così, posso pure aggiungere qualcosa. Però, per è chiaro. Io uh, L'Italicum non è che conosca bene come organizzazione. Or L'Italicum com è eh, il ballottaggio. Comunque quello. È che... un ballottaggio alla francese? S quello sì. Vabbè, un ballottaggio alla francese per modo di dirlo, nel senso che quello che è stato contestato è stato il ballottaggio e la candidatura multipla in più collegi, che era Dei... già stato precedentemente. Dei collegi che non sono i nominali, no? Eh? Non sono uninnominali. Non ho capito. Non sono uninnominali i nominali, collegi. No. No? Funziona sempre a, a lista. Lista bloccata? Lista è bloccata? Sì. Però si può cambiare. Allora, il primo lì. è bloccato. Il primo è bloccato. Quindi si per forza lui. Vedi 100 collegi plurinominali con capolista bloccati. Oh, plurinominali. E vabbè ci sono le Ah ok, quindi gli altri posso segnarmeli. Sono sì, plurinominali. Sì, sì, sì. lo sbarramento. Mazza, sei casino. Comunque. Sì, però sono <ride> talmente tanti. Vedi 100 collegi con capolista bloccati. Che 100 più, sono tanti, provin più piccole province li province. mettono in province sicuri. Quindi, okay. provincia sono qui e non mi ascolta. Pasquinelli, proprio lui, incredibile! Eh. Stiamo tornando. Fra pochi secondi parleremo del rinvio all'esame dell all della legge elettorale dell'Italicum e delle Olimpiadi 2024. C'è un amico che nel momento in cui doveva incontrarsi i Raggi Malakot. Ieri, ieri l'altro, quando è stato? Stava proprio sopra un palazzo dove lei stava mangiando fuori, cioè lei quando te le stava fuori mangiando, gli ha fatto una fotografia e lei ne ha parlato di un impedimento e non poteva, Lei stava mangiando perché era un impedimento comunque. Ma è per te io che ci credevo più di te. Ma smettiamola di piangere, bah, basta piangere, Daniele, non piangiamo più. Eh, dopo Vasco Rossi possiamo no, <ride> Allora, noi adesso invece ritorniamo in onda. Sono le 17:28 um, e parliamo di quello che è accaduto questa settimana per quanto riguarda la legge elettorale. Perché, come sapete. Uh, L'Italicum adesso è uh, in, alla Corte Costituzionale perché sono stati sollevati dei dubbi di legittimità costituzionale. Adesso posso respirare. Un grande classico comunque esattamente. Della, Quali sono? Ma su, su che cosa vertono questi due dubbi? Il primo è ovviamente la candidatura plurima, cioè la possibilità da parte di un candidato di presentarsi più in più collegi, come in realtà è già nel porcellum nel porcellum, nel porcellum, la legge Calderoli 207 del 2005. E soprattutto il ballottaggio, perché è quello poi che più preme. Perché c'è la possibilità per la coalizione di partiti che non arrivi al 40% di andare al ballottaggio, i primi due. Ora. C'è grande discussione intorno a questa legge elettorale ribattezzata Italicum, tramite la quale il Presidente del Consiglio, che ha posto la sua faccia a queste riforme, anche se adesso sembra un po' sviare, ehm, è quella di eleggere il Sindaco d'Italia. Però da tanti arriva il rilievo che il Presidente del Consiglio non è un Sindaco, il Sindaco amministra, qui parliamo del Parlamento. Depositario della sovranità popolare eh, nelle istituzioni e del presidente del consiglio e ovviamente il governo che è espressione della maggioranza in Parlamento. Non considerando poi che il sindaco è eletto direttamente? Tra parentesi. Non con un, do cioè con un doppio turno, ma comunque Esattamente. con una differenza. E poi noi eleggiamo il sindaco e il consiglio comunale. Invece, qui non si elegge il presidente del consiglio, si elegge solamente il, eh, la Camera dei Deputati. Perché no? Al Senato? Perché questo dovrebbe essere il combinato disposto. Tra riforma istituzionale, qui parleremo poi del referendum che probabilmente si terrà tra fine novembre e inizio dicembre, e ovviamente il, la riforma, la, la legge elettorale. Eh, che cosa è accaduto? È accaduto che la Corte Costituzionale, chiamata appunto a decidere, perché questo è il suo compito, in base alla Costituzione, eh, se questa legge sia costituzionale o meno, ha deciso di sospendere il suo giudizio in attesa. In attesa di che cosa? Perché c'è una volontà politica nuova, che in realtà è uscita questi giorni, eh, di cambiare la legge elettorale. Perché cambiare legge elettorale? Noi adesso facciamo i cattivi, perché noi siamo molto cattivi noi di Radar, e ovviamente andiamo a vedere i sondaggi. Perché andiamo a vedere i sondaggi? Perché... I primi due partiti vanno al ballottaggio. Questa legge elettorale è stata pensata nel 2015, 2014-2015, quando dopo lo schiaffo delle europee al Movimento 5 Stelle, sostanzialmente il polo di centrodestra unito, ma non più di tanto, perché visto Salvini e Berlusconi che se le danno: anzi Salvini e Parisi che se le danno di santa ragione, da una parte è il partito del, del presidente del Consiglio dei Ministri che All'Europa del, del 2014 ha espresso il 40%. Potrebbero andare al ballottaggio, ma abbiamo visto però che il Movimento 5 Stelle è ancora molto forte, perché su 20 ballottaggi quest'anno ne ha 20-19. Infatti, il Movimento 5 Stelle nell'ultimo anno ha recuperato tantissimo e nelle proiezioni ha superato ovviamente il Partito Democratico e probabilmente ha superato anche secondo alcuni dati, ma sono tantissimi istituti che ormai lo hanno certificato. Ha superato anche un'ipotetica certo. un coalizione sia di quelli di centro che una coalizione di centrodestra. Quindi vediamo come c'è la volontà, noi, non, noi ovviamente non diciamo che c'è la volontà di affossare il Movimento 5 Stelle perché non è questa il, la sede, però, però possiamo dire che c'è questa volontà di cambiare la legge elettorale soprattutto vedendo i sondaggi. E anche da una parte c'è la volontà di cambiare questa legge elettorale in seno a Matteo Renzi perché sa che il suo partito, e lo sta dimostrando questa estate, ha dimostrato e lo sta ancora dimostrando in questo inizio autunno come il suo partito sia molto diviso al suo interno, soprattutto per via del, della riforma costituzionale. Eh e sì. quindi pensa di poter riprendere parte del suo partito, il suo elettorato, ma anche della sua classe dirigente, che comunque la sinistra del PD sta diciamo lottando proprio contro Renzi su, su questo tema. Riprenderla attraverso un assist, cioè cambio l'italicum come lo volete voi, e in cambio però. Questo sì, me lo dovete dare deve essere convinto. Deve essere Perché convinto. ricordiamo proprio che il capo della anzi, uno dei tanti capi della minoranza PD, e cioè l'ex segretario eh, Bersani, ha detto che se non cambierà la legge elettorale, voterà no alle riforme istituzionali. Quindi abbiamo come Dalema è stato il promotore anche di uno dei, comitati dei tanti no. comitati per il no quindi vediamo che il Partito Democratico è profondamente diviso a parole il centrodestra è schierato per il no però vediamo come anche lì è una galassia in continua ebollizione NCD diciamo come il centrodestra che in realtà non esiste più organicamente non esiste più non il, è sicuramente il centrodestra. il centrodestra di dieci anni fa che aveva una coalizione una casa della libertà un polo certo quindi vediamo come il Sotto legida del nostro Silvio, um, vediamo come appunto c'è la volontà.